L'itinerario cassoliano ha fatto tappa in Fortezza, poi in Piazza del Campo, in Piazza del Mercato e alla Basilica dei Servi. Oggi riceviamo la visita del Liceo Classico Albertelli di Roma, arriveranno i ragazzi del Liceo Classico che insieme agli studenti del Bandini hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto con i fondi messi a disposizione dalla Fondazione del Monte dei Paschi e ripercorreremo in Siena alcune delle tappe dei luoghi di Cassola. In modo particolare arriveremo appunto nell'ambito poi di alcune contrade e di Piazza del Campo, luoghi che Cassola ha frequentato appunto, su cui ha scritto anche degli articoli, perché a un certo punto della sua vita lavorativa si è interessato anche del Palio di Siena e ha scritto degli articoli sul Palio di Siena. Lì... Cassola è uno scrittore romano ma toscano per adozione. L'amore per la Toscana lo ha portato a essere ancora più toscano dei toscani ed è maremmano in primo luogo e non solo. La sua Maremma è quella che va dalla provincia di Grosseto fino a Livorno e non solo Maremma, anche Siena naturalmente, dove oggi ci troviamo. A Siena venne come giornalista per seguire il Palio e rimase proprio toccato dal fervore, possiamo dire, dall'interesse, dalla passione dei senesi per quello che lui riteneva in un primo momento meramente, diciamo, uno spettacolo. Quindi l'amore per Siena si è manifestato in Cassola proprio attraverso lo spettacolo più bello e più noto. E quindi è stato un piacere per noi poter collaborare con l'Istituto Bandini. Siamo scuole e con una vocazione diversa perché il nostro è un liceo classico e quindi noi con la letteratura e con la creazione di un sito e il Bandini con la futura creazione di un'app collaboreremo a ripercorrere insieme veramente gli itinerari in Toscana di questo grande scrittore che vediamo riscuote ancora oggi successo nei più giovani, quindi è utilissimo anche a livello didattico. Una passeggiata sulle orme di Carlo Cassola alla scoperta dei luoghi che legano indissolubilmente l'autore, romano di nascita e toscano di adozione, con Siena. Ha preso il via oggi nell'ambito del progetto realizzato dagli studenti delle classi quinte dell'Istituto di Istruzione Superiore Bandini, in continuità e all'interno del progetto Incontri con la Letteratura, un progetto portato avanti insieme al Liceo Classico Albertelli di Roma e finanziato con il bando della Fondazione Monte dei Paschi di Siena in divenire 2018. Una giornata che ha coinvolto 43 studenti dell'Istituto Bandini e 23 del Liceo Classico Albertelli di Roma. Cassola, come si sa, racconta molti piccoli universi della Toscana e quindi chiaramente non poteva mancare anche una serie di suggestioni legate a Siena, questa città che lui spesso nei suoi romanzi cita prevalentemente vista da lontano, perché questa era, diciamo, la suggestione principale di Cassola rispetto a Siena, questa città posta sopra il monte, questa città un po' ideale. E quindi troviamo in numerose pagine di Cassola diversi spaccati della città. Fra l'altro Cassola fu un grande estimatore dello scrittore Federico Tozzi e quindi proprio sulle orme di Tozzi lui condivise con lo scrittore senese una serie di sensazioni e una serie di sentimenti che questa città suscita. Noi ci troviamo qui nella fortezza Medicea, è uno dei luoghi in cui la vista spazia da una parte sulla città, da una parte sulla campagna, e Cassola in una prefazione ai romanzi di Federico Tozzi parla proprio specificatamente di come al tramonto questo luogo susciti e provochi una serie di sentimenti, forse di malinconia, nel vedere appunto questa città che al momento del tramonto si ritira su se stessa, diciamo, no? Dalla fortezza Medice a Piazza del Mercato, il Bandini dunque rivive lo sguardo su Siena di Cassola.
Nell'anno europeo del patrimonio culturale, nel quale tutti i cittadini dell'Unione sono chiamati ad essere parte attiva, scoprendo, condividendo e raccontando come le diverse identità nazionali si uniscano attraverso la condivisione dei beni culturali, l'Istituto d'Istruzione Superiore Bandini di Siena si è proposto di dare un contributo specifico ed originale, coinvolgendo la popolazione studentesca residente e non di Siena, valorizzando così e scoprendo i luoghi identitari e programmando attività culturali che contemplino l'utilizzazione di nuove tecnologie in sintonia con l'indirizzo di studi dell'Istituto sulle tracce dei percorsi letterali di Cassola. Oltre alla passeggiata, il progetto prevede anche un'attività multidisciplinare di ricerca, realizzazione grafica e multimediale realizzata dagli studenti stessi. L'Istituto Bandini ha svolto il progetto in sintonia con gli indirizzi di studi offerti, quello economico, turistico, europeo e tecnologico, realizzando la grafica di immagine coordinata relativa ai luoghi cassoliani del Senese. Insieme a questa, una brochure che è stata consegnata durante la giornata di venerdì ai colleghi romani e alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che ha finanziato l'intero progetto. A fine maggio saranno poi gli istituti del Bandini ad andare nella capitale per visitare invece i luoghi romani di Cassola.